pandemie. Dalla peste nera del XIV secolo, all'influenza spagnola del 1918, all'epidemia di SARS del XXI secolo, l'insorgere di malattie virulente ha devastato intere società. Molte civiltà hanno rischiato di scomparire a causa delle malattie importate dall'Occidente. Oggi le autorità sanitarie temono che possa scoppiare una nuova epidemia. Non sappiamo quando ci colpirà, se sarà una pandemia influenzale o qualcos'altro. E uno scienziato pensa che la minaccia possa arrivare dallo spazio. Non ci sono dubbi che in un futuro non troppo lontano scoppierà una pandemia originata da una cometa. Ma potremmo non avere i mezzi per combattere le nuove malattie extraterrestri. È proprio su questa ipotesi che dobbiamo riflettere. Il risultato sarebbe drammatico. Una tragedia di proporzioni inimmaginabili. Malattie aliene. A mega disastri. Germi microscopici, invisibili a occhio nudo. Invasori misteriosi che nel corso dei secoli hanno fatto strage del genere umano con scoppi violenti di malattie. Le migliori menti scientifiche hanno cercato le origini di queste epidemie. Un illustre astrobiologo suggerisce oggi che alcune delle pandemie più gravi possano essere arrivate dallo spazio. Io credo che in un determinato momento storico tutte le nuove malattie epidemiche siano arrivate dallo spazio. È una teoria controversa, ma se si rivelerà giusta, potrà aiutarci a risolvere il mistero delle origini di alcune tra le più tragiche epidemie della storia. Per migliaia di anni gli uomini non hanno capito cosa causava le malattie e come si diffondevano. E questo fin verso la metà del XIX secolo, quando gli scienziati hanno scoperto che alcune malattie sono provocate da microbi chiamati batteri. 50 anni dopo sono stati scoperti altri colpevoli ancora più piccoli, i virus. Solo negli anni 20, 30 o 40 abbiamo potuto disporre di strumenti come il microscopio elettronico, che ci ha permesso di scoprire i minuscoli virus, di visualizzarli e studiarli per combatterli. Sebbene le origini di alcune malattie restino ancora misteriose, la scienza è riuscita a rispondere a molte domande relative alla trasmissione dei germi. Nel corso della storia, le malattie sono state spesso portate dai viaggiatori. Fin quando gli uomini viaggeranno, possiamo star certi che i germi viaggeranno con loro. Per migliaia di anni, le barriere geografiche, oceani, deserti e montagne, hanno offerto una forma di protezione. Ma le difese naturali sono state superate quando le innovazioni tecnologiche hanno permesso agli uomini di attraversare l'intero pianeta. Nel 1492 Cristoforo Colombo fu tra i primi a infrangere le barriere naturali, salpando dalla Spagna diretto verso le attuali Bahamas. Al suo ritorno in Europa fu accolto con grandi onori dal re e dalla regina. Ma nessuno comprese che aveva portato in Europa un microbo mortale. Era il famigerato batterio della sifilide, un'infezione che si trasmette per via sessuale, attacca il sistema nervoso e distrugge il cervello. Nei 5 secoli successivi la sifilide imperversò in Europa. I germi si sono sempre rivelati più aggressivi quando hanno attaccato una popolazione nuova. È un fenomeno che gli esperti di malattie infettive chiamano naivete virale. Si tratta di comunità particolari che, non avendo precedenti esperienze di batteri o virus, non si sono dotate di una risposta immunologica. Se si fossero costruite degli anticorpi per aggredire il virus, non sarebbero state colpite con tale violenza. In molti casi, una persona che sopravvive a una malattia infettiva non può essere contagiata di nuovo. Il nostro sistema immunitario ricorda bene l'aggressore esterno che ha cercato di attaccarlo e talvolta sa rispondere in modo brillante. Nel 1519 i conquistadores esportarono in Messico una malattia contagiosa chiamata vaiolo. Il termine contagioso letteralmente significa tramite contatto. E il vaiolo è una malattia contagiosa perché se chi ha una pustola aperta tocca qualcuno, quella persona ha alte probabilità di contrarre a sua volta la malattia. La popolazione indigena
fu decimata più dal vaiolo che dalla spada. 200 anni dopo, il capitano James Cook attraversò il Pacifico del Sud, lasciando dietro di sé una scia di morte. Aveva incontrato popolazioni indigene che non avevano mai avuto contatti con il mondo esterno. Molte di queste furono quasi annientate dalle malattie importate dall'Occidente. Nel XIX secolo, gli americani che vivevano nelle città portuali ebbero paura delle ondate di immigrati che arrivavano. Le navi provenienti dall'Europa orientale scaricavano spesso molti passeggeri già morti. Tutti gli ebrei europei immigrati erano considerati socialmente indesiderabili al pari degli italiani meridionali, dei cinesi, dei Balcani e molti altri. Nel 1892 il panico creato dallo scoppio simultaneo di colera e di tifo costrinse il presidente Benjamin Harrison a fermare le immigrazioni. La febbre tifoide è chiamata febbre sporca perché è associata a gravi carenze igieniche. È causata da epidocchi che attaccano l'uomo provocandogli febbri violente. La mente quasi impazzisce, la febbre è altissima. Il corpo è scosso da brividi e sussulti. E nel 25-35% dei casi, chi ne è colpito muore. Nel 1918 il mondo fu sconvolto da una guerra di dimensioni mai viste. Dalla carneficina che ne seguì nacque un virus letale. È impossibile separare la Prima Guerra Mondiale dalla pandemia del 18. Sono due fenomeni legati tra loro. È stata l'epidemia più devastante di tutta la storia dell'umanità. L'influenza del 1918 fu chiamata volgarmente la spagnola, perché si riteneva che fosse nata in Spagna, ma ancora oggi nessuno sa con precisione dove abbia avuto origine. Purtroppo la spagnola si stava diffondendo contemporaneamente in tutto il mondo. Oggi sappiamo che quella pandemia globale ha ucciso 100 milioni di persone. I testimoni descrivevano il decorso della malattia come qualcosa di terrificante. I polmoni delle vittime si riempivano di sangue e in molti casi la morte sopraggiungeva entro poche ore. Presto le autorità furono costrette a mettere in quarantena i malati. Furono cancellati tutti gli eventi sportivi, chiusi i cinematografi, i teatri, i locali dove la gente era solita riunirsi, e se teniamo conto del fatto che l'influenza si trasmette principalmente per via respiratoria, attraverso la diffusione di piccole gocce aeree o di microparticelle solide emesse quando si tossisce o si starnutisce, l'idea di separare i malati dai sani appare come un'idea sensata. Moltissimi americani morirono e i loro corpi giacevano lungo le strade come tronchi di legno. In alcune città si seppellivano i cadaveri in fosse comuni, ma nessuno sapeva cosa aveva provocato quell'epidemia. Oggi molti esperti temono una nuova pandemia globale e c'è chi crede che il prossimo devastante flagello verrà dallo spazio. La scienza ha fatto enormi progressi nella conoscenza della trasmissione dei germi. Eppure i migliori scienziati non hanno ancora trovato la risposta a una domanda basilare. Dove hanno origine le malattie? Per rispondere a questa domanda, Chandra Wickramasinghe, direttore del Centro Astrobiologico di Cardiff, ha avanzato una nuova e contestata teoria. Crede che alcune delle pandemie più letali non abbiano avuto origine sulla Terra, ma nello spazio profondo. Chandra sta lavorando a questa idea da 3 decenni insieme all'astrofisico Fred Hoyle, scomparso di recente. Insieme hanno studiato la possibilità che la vita non sia confinata solo sulla Terra. La vita è un fenomeno cosmico nel vero senso della parola. Non è una cosa limitata alla Terra. Noi apparteniamo a una catena di esseri che va dalle comete alle parti più remote dell'universo. Questa teoria è chiamata panspermia, l'ipotesi che la vita sulla Terra abbia avuto origine in un altro luogo dell'universo. Nel cosmo devono esserci in movimento una varietà infinita di tipi di microorganismi. Noi abbiamo interagito e ci siamo evoluti da un subset
di questi microorganismi. Dobbiamo quindi concludere che i nostri antenati genetici sono ancora nascosti tra le stelle. Chandra crede che i semi della vita siano stati trasportati sulla Terra dalle comete 4 miliardi di anni fa. Sappiamo che in quel tempo remoto c'è stato un forte bombardamento di comete. La Terra e la Luna si sono staccate a seguito dell'impatto con quelle comete e io credo che sia importante che la prova più antica di vita sulla Terra coincida con l'epoca di questo intenso bombardamento, in quanto suggerisce l'idea che la vita sulla Terra sia stata portata dalle comete. Le comete sono formate da materiale contenuto nelle gigantesche nuvole di fumo dello spazio interstellare. Ci sono circa 100 miliardi di questi oggetti, ciascuno del diametro di 10 chilometri, che circondano l'intero sistema planetario, l'intero sistema solare, a una distanza di circa un terzo di anno luce. Decollo! Lo shuttle è partito! Nel 2006 la missione Stardust della NASA è riuscita a raccogliere la polvere delle comete, portando gli astrobiologi a compiere un ulteriore passo verso la comprensione della materia di cui sono composte. La polvere delle comete contiene carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto, che sono le pietre fondanti della vita. Tuttavia, solo pochi rappresentanti del mondo scientifico si aspettavano di trovare delle molecole organiche nelle comete. E l'idea preconcetta degli altri influenzò il tipo di esperimenti che furono effettuati al ritorno dalla missione Stardust. La missione Stardust non aveva tra i suoi compiti quello di cercare prove di vita, di cercare microscopiche forme di vita nella polvere stellare. Ragion per cui il modo stesso in cui le particelle furono raccolte preclude essenzialmente la sopravvivenza di qualsiasi particella vivente. Nel 2001, Chandra, in collaborazione con il Centro di Ricerca Spaziale Indiano, ha mandato un pallone sonda nella parte alta della stratosfera, a 45 chilometri dalla Terra, per raccogliere campioni di polvere di stelle. Sono state trovate cellule di tipo batterico, in realtà piccoli frammenti di cellule. C'è quindi un'evidenza di segni di vita nelle microparticelle che le comete hanno seminato negli strati alti della stratosfera. Per Chandra è la conferma della sua teoria della panspermia e la base per una nuova spiegazione dell'origine di alcune malattie. Se si accetta la tesi che la vita non è iniziata sulla Terra, ma è arrivata dalle comete, si deve altrettanto seriamente considerare la possibilità che anche malattie ed epidemie possano essere causate dall'arrivo di microorganismi di origine stellare. Chandra pensa che alcuni virus potrebbero sopravvivere anche alle durissime condizioni dello spazio. L'idea che organismi che provocano malattie siano venuti dallo spazio può spiegare gli strani modelli di alcune epidemie della storia, compresa l'influenza del 1918. Era un virus influenzale completamente diverso da quelli fin lì conosciuti. Un virus completamente avvolto dal mistero. Sembrava venuto dal nulla. Era una cosa senza precedenti. La prima anomalia dell'influenza epidemica del 1918 fu che investì contemporaneamente continenti lontani tra loro. L'ondata letale della pandemia di spagnola si abbatté nello stesso giorno a Boston e a Bombay, e questo ben prima dei viaggi aerei di oggi. L'ampia diffusione del virus sottende la possibilità della trasmissione da uomo a uomo. Sebbene le malattie infettive come l'influenza seguano una traiettoria rapida, questa fu troppo veloce. Il secondo mistero dell'influenza spagnola fu l'alto tasso di mortalità tra persone di una specifica classe di età. Perché fu fatale ai giovani adulti in ottima salute che di solito non corrono mai il rischio di morire di influenza? La spiegazione data dagli epidemiologi è che in quegli anni di guerra molti giovani combattevano insieme nelle trincee o erano a distanza nelle basi militari. Le caserme affollate furono un perfetto terreno di coltura per il virus. Ma Chandra afferma che la vulnerabilità di quei giovani ventenni e trentenni sia stata causata da un fattore diverso.
Poiché questo gruppo di età è più attivo e più propenso a vivere all'aria aperta, probabilmente è stato anche quello più esposto al virus trasportato dall'aria. Siamo riusciti a capire il motivo della sua rapidissima diffusione nel 1918. Era caduto dal cielo. Era chiaro che la densità di popolazione non aveva influenzato il modo in cui la malattia si era propagata nei vasti spazi aperti dell'Alaska. Nel 1918, in quest'area grande come l'Europa, vivevano più di 50.000 persone. L'influenza scoppiò come un incendio e, una volta iniziata, si estese rapidamente a tutta l'area. In alcuni villaggi eschimesi morì fino al 90% della popolazione. Gli studiosi di malattie infettive parlano in questi casi di naivete virale. Privi di anticorpi, quegli uomini si trovarono più esposti alla malattia. Ma questo non spiega ancora come si era propagata l'epidemia da un villaggio isolato a un altro. Per trasferirsi da un capo all'altro dell'Alaska, il viaggio era lungo e monotono, e in quelle condizioni era quasi impossibile il contagio da uomo a uomo. Il virus della spagnola è rimasto un mistero fino alla sua scomparsa nella primavera del 1919. Un mistero che ha portato parecchi scienziati a cercare una risposta sepolta tra i ghiacci. Temendo che il mondo potesse essere colpito da una pandemia altrettanto devastante, hanno ingaggiato una corsa contro il tempo. Se riusciranno a scrivere il codice genetico del virus, potranno salvare milioni di vite umane. Può l'epidemia influenzale del 1918 essere arrivata dallo spazio? Nessuno aveva mai visto prima di allora un'influenza simile. Era calata sul mondo come un castigo divino. Era comparsa negli Stati Uniti a settembre e nell'arco di 3 mesi aveva ucciso 500.000 di americani. I medici avevano una fretta disperata di sapere cosa l'aveva generata e come si trasmetteva, e soprattutto se poteva manifestarsi di nuovo. Ma i decenni passavano e nessuno riusciva a scoprire i suoi segreti. Finalmente, nel 1951, il patologo Johann Haltin riuscì a risolvere il mistero. Sapendo che il caldo è nemico dei virus, Haltin pensò che se il germe della spagnola si era preservato da qualche parte, doveva essere nei ghiacci del grande Nord Bianco. Ebbe quindi l'idea di prelevare del tessuto polmonare dei morti di tanti anni prima, sepolti nel permafrost. Dal momento che i virus possono essere conservati in frigoriferi a bassa temperatura e in altre sorgenti di freddo, pensò che se il virus del 1918 era ancora su quei cadaveri, doveva essersi congelato e preservato come si sarebbe preservato in un frigorifero, ed era quindi recuperabile. Haltin apprese che nel novembre del 1918 72 degli 80 residenti del villaggio di Brevig erano stati uccisi dall'influenza. In molti piccoli villaggi dell'Alaska il tasso di mortalità era stato altissimo e nessuno sapeva spiegarne il motivo. Esumò diversi cadaveri dal sito di una profonda fossa comune scavata nella tundra congelata. Cercò poi di coltivare il virus, ma senza successo. In quel tempo la tecnologia era ancora limitata. 44 anni dopo, nel 1995, un patologo molecolare, il dottor Jeffrey Taubenberger, decise di riprovarci. Se avesse potuto scrivere la sequenza del virus, sarebbe riuscito a fabbricare un vaccino per contrastarlo. Questa volta Taubenberger poteva disporre di una nuova tecnica rivoluzionaria chiamata PCR, o reazione a catena della polimerasi. La reazione a catena della polimerasi è una definizione scientifica per indicare la tecnica con la quale piccoli frammenti di acidi nucleici possono essere moltiplicati in vitro, in modo che invece di essere un numero X di copie, diventano 10, 100, 1000 o 1 milione X di copie. Quando l'acido nucleico viene amplificato, da indistinguibile diventa distinguibile, e a questo punto è possibile determinarne la sequenza. Usando la tecnica PCR, il patologo analizzò il tessuto polmonare fissato nella naftalina e conservato nel deposito dell'Istituto di Patologia dell'Esercito americano. I geni del virus erano così fragili che ci vollero 10 anni per sequenziarne il DNA. E finalmente Taubenberger
poté confermare che il virus dell'influenza del 1918 era stato portato dagli uccelli. Non è stata una sorpresa. Non abbiamo mai visto un virus di influenza umana che non sia portato dagli uccelli. Ma il mistero si infittisce. È diverso da tutti i virus degli uccelli che conosciamo. La spagnola del 1918 sembra aver causato quella che i medici chiamano una tempesta immunologica. Probabilmente il sistema immunitario di quei giovani adulti sani lavorava in eccesso e inondava i polmoni di fluidi, composti chimici, chemotossine, macrofagi e altri componenti. Stava, cioè, lavorando fin troppo bene. Ma questo finì per causare danni più seri di quelli che il virus da solo poteva fare. Altrettanto allarmante era il fatto che, passando da una specie all'altra, l'influenza mutava, agevolando la trasmissione da uomo a uomo. È questa sua caratteristica che fa correre i brividi lungo la schiena degli epidemiologi. E se un altro virus altamente letale imparasse questi trucchetti e provocasse una pandemia? È questo lo scenario più tragico che dobbiamo imparare a fronteggiare. Nessuno sa quanti danni potrà provocare il prossimo ceppo influenzale, ma uno scienziato crede che una nuova pandemia sia semidormiente nella materia ghiacciata dello spazio. Come l'influenza del 1918 si era preservata nei ghiacci della tundra dell'Alaska, così altri virus alieni potrebbero essere semidormienti nei ghiacci delle comete. Se si sono congelati in profondità in piccole particelle di ghiaccio o materiale di altro genere, possono vivere letteralmente in eterno. Chandra crede di aver capito in quale modo le comete facciano cadere i germi sulla Terra. Io credo che l'ipotesi più probabile sia che una cometa depositerà nella stratosfera un microorganismo patogeno e quel virus provocherà la nuova pandemia. Chandra teorizza che l'epidemia di SARS del 2003 ne sia un esempio. Oggi gli esperti sanno che la SARS è stata causata da un virus che solitamente infetta l'apparato respiratorio o gastrointestinale dei mammiferi o degli uccelli e che è stato identificato per la prima volta in Cina. Probabilmente l'origine sta nell'ingestione di una civetta, un piatto particolarmente prelibato nella cultura cinese. Coloro i quali lo hanno consumato, viaggiando in altre località della Cina, hanno finito per contagiare altre persone. Per gli epidemiologi non è una novità. L'Asia è l'epicentro di molti virus. E questo perché nel continente asiatico gli uomini vivono in stretta prossimità con polli e uccelli acquatici. Ma Chandra ha una teoria diversa e molto contestata. Il primo punto di discesa di un virus iniettato nella parte alta della stratosfera deve essere a est della catena himalayana, che è la catena montuosa più alta del pianeta, che quasi fora la stratosfera, e quindi piccole particelle, particelle delle dimensioni di un virus, entrano nell'ambiente terrestre leggermente a est della catena himalayana. Se i germi piovono dallo spazio, ne consegue che gli uccelli sono i primi a ospitare un virus influenzale. Saggiano l'atmosfera meglio di qualsiasi altra creatura del nostro pianeta. Volano per centinaia di migliaia di chilometri, inalando ed esalando virus. Ma per la maggior parte degli astrobiologi si tratta di una teoria non dimostrata. Non c'è alcuna evidenza diretta che la polvere delle comete sia responsabile delle epidemie scoppiate sulla Terra. Tuttavia, la rivoluzione genomica ha costretto gli scienziati a dimostrare o a confutare la nozione che la polvere stellare sia piena di agenti patogeni. Ma noi abbiamo i campioni di polvere stellare portati dalla missione Stardust, quindi possiamo sperimentare la teoria che sulle comete ci sono organismi viventi. Inoltre, si potrebbe ricorrere alla tecnica usata per scrivere la sequenza dell'influenza spagnola del 1918, la PCR, per individuare eventuali forme di vita microbiologica nella polvere stellare. Quando si estrae un campione dal freddo o dal caldo, si deve raddoppiare la quantità di DNA che contiene. È il metodo migliore per rilevare i microbi sulla Terra. In effetti la PCR è un rivelatore molto sensibile di forme di vita che gli scienziati hanno usato per scoprire microorganismi in luoghi dove nessuno avrebbe mai immaginato di trovare la vita.
Habitat come le sorgenti termali o le gelide aree desolate dell'Antartide o i dilavamenti acidi con pH 1 ospitano organismi che possono sopravvivere alle radiazioni e che possono vivere sulle barre di combustibile nucleare nelle vasche di raffreddamento. Gli astrobiologi sono impegnati nella caccia ai microbi dello spazio, dove le condizioni sono molto più estreme. Ovviamente lo spazio è un ambiente estremo. Non c'è acqua allo stato liquido, è un vuoto, ha poche sostanze nutritive o addirittura affatto. Per scoprire tracce di vita extraterrestre, sono allo studio vari piani per creare un test PCR a distanza che possa operare su campioni raccolti sulla superficie di Marte. Stiamo costruendo un detector DNA da mandare su Marte, basato sulle nostre conoscenze della vita sulla Terra. In questo caso, il velivolo spaziale e i campioni resterebbero su Marte. Servendoci dell'analisi PCR, i genetisti tenteranno di trovare microbi alieni, analizzando i geni universali che definiscono la vita, come noi la conosciamo sulla Terra. Attualmente hanno identificato 500 geni dominanti. Ci potremmo chiedere quali di questi 500 geni sono cambiati meno degli altri. E da questi potremmo partire per cercare altri organismi. È possibile che alcuni microorganismi alieni che troveremo siano patogeni. Ma se non li analizzeremo, non lo sapremo mai. Alcuni esperti ritengono che sia più sensato cercare la vita su Marte, portando i campioni prelevati in un laboratorio sulla Terra. Cercheremo indicazioni di vita attiva, cercheremo fossili, cercheremo spore semidormienti, cercheremo biomateriali, resti di pareti cellulari e altro ancora. Cercheremo, insomma, qualunque cosa possa essere associata alla vita. Una missione, comunque, non priva di rischi. L'unico rischio che davvero ci preoccupa in quanto abitanti del globo terrestre è la scoperta di un organismo replicante. Gli esperti concordano nel ritenere che le possibilità che i germi di Marte possano arrivare a devastare il nostro pianeta sono scarse. La NASA ha adottato varie misure per mettere in quarantena un ceppo Andromeda di vita reale. Ma saranno misure sufficienti? Se un'infezione aliena partita dallo spazio colpisse la Terra, le autorità sanitarie potrebbero cercare aiuto nelle lezioni del passato. La storia ci ha insegnato che le epidemie hanno vita autonoma. La difficoltà oggi sta nell'individuare e isolare gli agenti che causano la malattia prima che insorga. Ogni malattia ha una sua tempistica di incubazione, una sua modalità di infezione, un suo intervallo seriale, un suo grado di infettività e tutto questo è tenuto in grande considerazione dai sanitari. Il primo passo che fanno i medici quando sospettano l'insorgenza di una nuova malattia è scoprire come si trasmette. Si trasmette attraverso l'acqua o il cibo? Si trasmette tossendo in pubblico? Si trasmette per via sessuale? Se si riesce a capire come avviene la trasmissione, potenzialmente la si può bloccare. Le autorità sanitarie sanno che quando non si riesce a tenere sotto controllo una malattia, si diffonde il panico. Gli amici si allontanano. I membri delle famiglie si evitano. È quanto è successo con l'epidemia di poliomielite degli anni 30 e 40. E spesso è accaduto che piccole città si siano chiuse in se stesse, isolandosi dal mondo esterno. Che i locali pubblici, le piscine e i parchi giochi siano stati interdetti. Esiste la possibilità che nel corso della nostra vita ci troveremo di fronte a una nuova pandemia influenzale globale. Questa eventualità non dovrà trovarci impreparati. Potrà essere una pandemia influenzale o qualcos'altro. I medici prevedono che in tempo di crisi la capacità ricettiva degli ospedali sarà insufficiente, che cadranno a loro volta vittime della malattia insieme agli infermieri. Potrebbe venire a mancare un 30% di personale medico-infermieristico, che abbasserebbe di molto la possibilità di curare un numero crescente di malati. Gli strumenti salvavita saranno insufficienti. Dovremo forse attingere alla riserva nazionale strategica di farmaci antivirali o anche ricorrere ai ventilatori per aiutare i malati. Come si è visto con l'uragano Katrina, potranno essere aperti centri di cura alternativi. Nel tipo di pandemia che stiamo prefigurando, vorremmo tenere la gente lontana dagli ospedali per impedire una più rapida diffusione della malattia.
Per gli esperti è fondamentale pianificare ogni intervento. In gravi momenti di crisi si rischia di perdere la razionalità. Lo stesso corpo sanitario può ammalarsi e nessuno vuole assumersi la responsabilità morale di prendere decisioni gravi senza un contesto adeguato. Sono tutti troppo scossi. Per arrestare la diffusione della possibile epidemia, sono state stabilite delle linee guida in anticipo. I medici dovranno comunicare eventuali picchi insoliti di malattie infettive alle autorità sanitarie. E se i dati saranno allarmanti, queste ultime potranno imporre una parziale quarantena. Si adotteranno una serie di interventi che prevedono, per esempio, il divieto di assembramenti pubblici, la cancellazione di concerti, la chiusura delle scuole. Negli ultimi anni, l'influenza H5N1 portata dagli uccelli, per l'aumento del tasso di mortalità tra le persone infette, ha destato gravi preoccupazioni tra gli epidemiologi. In Asia e in altri paesi, il virus H5N1 ha ucciso il 50% dei contagiati. Sanno che l'influenza è passata dagli uccelli all'uomo. E sembra che, in alcuni casi isolati, si sia trasmessa da uomo a uomo. Se questa eventualità accresce la nostra ansia, che dire di un'infezione aliena portata da un velivolo spaziale al suo rientro? Siamo nel campo della fantascienza, forse, ma gli esperti prendono seriamente questa possibilità. L'idea che sia pericoloso spostare del materiale da un pianeta a un altro agita la mente di molti scienziati coinvolti nell'esplorazione dello spazio. L'articolo 9 del Trattato sullo Spazio del 1967, firmato da oltre 90 stati, stabilisce che tutte le nazioni devono evitare pericolose contaminazioni alla Terra. Le clausole fissate dal Trattato sullo Spazio sono state applicate la prima volta quando gli astronauti sono andati sulla Luna. Al loro ritorno sono stati messi in quarantena insieme alle rocce e ai campioni prelevati. La NASA non sottovaluta la possibilità che una sonda spaziale possa trasportare nel viaggio di ritorno un organismo alieno che potrebbe infettare la nostra biosfera. Quante probabilità ci sono che un campione possa contenere qualcosa che può generare un'infezione e rappresentare un pericolo di vita per gli uomini? Poche, praticamente zero. Nella ricerca di vita extraterrestre, gli scienziati della NASA hanno a lungo considerato il pianeta Marte come il miglior candidato. Ma sul finire degli anni 70, quando la sonda Viking sembrò escludere la presenza di vita sul pianeta rosso, il timore di portare sulla Terra degli organismi viventi si attenuò. Tuttavia, nuove scoperte allarmanti hanno spinto gli astrobiologi a riconsiderare la questione. Nel 2006, le foto della superficie di Marte riprese dal Global Surveyor hanno mostrato la presenza di gole formatesi di recente, che 6 anni prima non c'erano. Queste formazioni recenti indicano che su Marte potrebbe essere scorsa dell'acqua allo stato liquido nell'ultimo decennio. La scoperta ha riacceso la speranza che su Marte possa esserci la vita. Sulla Terra, dovunque c'è acqua, c'è vita. Per cui chi cerca la vita nelle forme che noi conosciamo deve cercarla esattamente là dove c'è l'acqua. Ora, dopo oltre 30 anni, la NASA potrà forse accelerare il lancio di una nuova missione per scoprire se c'è vita su Marte. Sarebbe importante per la scienza riportare indietro dei campioni sui quali effettuare una serie di test e di esperimenti scientifici per dare nuovi argomenti al dibattito in corso. In questo caso, su Marte, sarà mandata una sonda per raccogliere campioni di suolo. Bisognerà ancora lavorare a come raccogliere i campioni su Marte, a come sigillarli in contenitori ermetici e a come farli tornare sulla Terra senza che rilascino elementi contaminanti. I campioni saranno composti di materiale prelevato sulla superficie di Marte. Avranno forse le dimensioni di una tazzina da caffè e saranno composti di gas insieme ad altri materiali. Polveri, pezzetti di suolo, cristalli e pietre estratte più in profondità. Questo contenitore porterà forse la prima evidenza di vita extraterrestre. Un progetto che fa suonare molti campanelli d'allarme. Alcuni temono che potrebbe contenere microbi pericolosi per il genere umano, come quelli che hanno originato l'influenza del 1918. Se si spostano degli organismi da un luogo a un altro che non è quello dove normalmente si disperdono, l'interazione con le nuove popolazioni può avere conseguenze sorprendenti.
La politica adottata dalla NASA è quella di considerare pericoloso ogni campione fino a prova contraria. Nella speranza di riportare sulla Terra un campione di Marte, la NASA ha prefigurato tutti i fattori che potrebbero rivelarsi problematici. Il volo spaziale è un'impresa rischiosa. Il pericolo maggiore è l'eventuale schianto della navicella, che disperderebbe nell'ambiente il suo contenuto. Sembra che ci sia qualche problema qui. Ripeto, 203 a rischio. La probabilità di un incidente è altissima, come si è constatato con lo schianto della capsula Genesis del 2004. Gli ingegneri della NASA vogliono salvaguardarsi da questa possibilità, costruendo una sonda progettata espressamente per resistere a un atterraggio violento. Se la capsula dovesse schiantarsi, il contenitore che racchiude i campioni di Marte rimarrà intatto. A quel punto la capsula sarà raccolta e trasportata in un modulo per la quarantena prima di essere accolta in laboratorio. L'impianto rispetterà gli standard di contenimento di livello 4 per la biosicurezza. La biosicurezza di quarto livello è il contenimento massimo usato dal Centro di Controllo delle Malattie e da altri centri che trattano gli organismi più virulenti della Terra. E questo non perché crediamo che nel campione ci possa essere uno di questi organismi, ma perché non lo sappiamo e nell'incertezza vogliamo seguire una strada sicura. Vogliamo cioè trattare il campione con il massimo rigore fin quando non ne sapremo di più. Siamo giunti a un punto della storia in cui, come Colombo, abbiamo la tecnologia e cerchiamo un mondo nuovo al di fuori del nostro pianeta. Abbiamo tante idee che la scienza deve studiare. E questo cambia l'intera idea di vita e dà una nuova dimensione a questo universo. La NASA ha preso tutte le precauzioni per impedire a organismi alieni di arrivare sulla Terra con il viaggio di ritorno di una sonda spaziale. Ma che succederebbe se un'infezione aliena raggiungesse la Terra per una via diversa? Alcuni esperti di malattie infettive accolgono la teoria secondo la quale l'epidemia influenzale del 1918 sia arrivata dallo spazio extraterrestre. Se questo fosse vero, potrebbe ripetersi ancora. In un prossimo futuro, un ceppo di vita Andromeda potrebbe arrivare sulla Terra. Una pandemia globale portata da una cometa. Penso che sarà inevitabile. Non ci sono dubbi che prima o poi ci piomberà addosso una pandemia generata da una cometa. La cometa passa a oltre 14 milioni di chilometri dalla Terra a una velocità impressionante, depositando la sua polvere negli strati superiori dell'atmosfera. È un nucleo avvolto da una grande chioma, da cui partono due code, due lunghe code. Una è fatta di polvere, l'altra di gas evaporato dalla superficie della cometa. La forza di gravità della Terra spinge queste particelle sulla superficie. La polvere comincia a scendere verso la Terra. In genere, per la forza di gravità, viene giù lentamente e possono passare decenni prima che raggiunga la superficie del nostro pianeta. Ma ogni 11 anni il Sole entra in quello che gli astronomi chiamano ciclo delle macchie solari. Il Sole è una stella molto dinamica che spinge sulla sua superficie particelle varie, elettroni, eccetera, e ha una grande quantità di campi magnetici. Quando il ciclo dell'attività solare è al massimo, le particelle energetiche vengono scagliate fuori dalla superficie solare. Le particelle elettrizzate producono a loro volta fortissimi campi elettrici. L'effetto del campo elettrico fa rapidamente precipitare il virus sulla Terra, fornendo l'ultimo ingrediente per una pandemia. Basta quindi un'attività solare al massimo più l'iniezione di un virus per scatenare un'influenza pandemica. Gli uccelli migratori inalano la polvere, ingerendo le particelle virali che contiene. Si crea così facilmente, da una fonte esterna, un reservoir aviario di virus. A questo punto gli uccelli trasportano nel loro apparato digerente un virus letale. Bastano poche mutazioni e il virus salta su un'altra specie. Il nuovo virus si diffonde rapidamente in tutte le città del globo. Tra queste, Washington DC. Diverse persone contagiate arrivano al pronto soccorso di un ospedale cittadino. La sala d'attesa è gremita e bisogna sedersi gomito a gomito con altri malati. Qualcuno starnutisce.
85 milioni di batteri e 4.600 particelle virali invisibili volteggiano nell'aria. Volando alla strabiliante velocità di 46 metri al secondo, arrivano a una distanza di 3 metri e mezzo. Volteggiano nell'aria per una buona mezz'ora. Durante questo tempo, ogni gocciolina di muco sparge 19.000 colonie di batteri. È in atto un mega disastro biologico. Molti pazienti lamentano stanchezza estrema e pesantezza al petto. I medici ordinano controlli diagnostici. Sembra una normale influenza, ma ecco che un giovanotto tossisce e sputa sangue. Un'infermiera si accorge che i suoi piedi stanno diventando blu per mancanza di ossigeno. Nel frattempo, la malattia ha preso un decorso diverso. Il problema è che altre persone saranno già state contagiate. L'ospedale comunica l'accaduto alle autorità sanitarie. I medici non riescono a stabilire una diagnosi comune. Molte nuove infezioni emergenti non si riescono a evitare. Uno, perché non le abbiamo previste in tempo. E due, perché sono in grado di mascherarsi. Finora un centinaio di persone sono state esposte. Nelle vicinanze, nella sede di un ufficio, un impiegato della salute pubblica controlla i dati sul monitor. Un dipartimento di pronto intervento rileva che il numero delle persone con accresciuti problemi respiratori sta salendo vertiginosamente. Contemporaneamente, il direttore dell'ospedale riceve notizie ancora più allarmanti. All'aeroporto di Dallas, un passeggero proveniente da Hong Kong è stato portato giù dall'aereo morto. I suoi vestiti erano intrisi di sangue. Si attendono i risultati dell'autopsia, ma tutti i sospetti sono già caduti su un killer che è una variazione del virus H5N1. Se un virus come quello della febbre aviaria in Asia, il cosiddetto H5N1, che ha ucciso oltre il 50% delle persone, se questo virus diventasse pandemico, sarebbe una tragedia di proporzioni inimmaginabili. In altre città dello Stato si ripete invariabilmente lo stesso scenario terrificante. Le autorità sanitarie mettono in atto il piano predisposto per un'epidemia di livello 5. Le donne con malati in casa vengono messe in quarantena. Molti voli commerciali restano a terra. Nelle ore di punta vengono diminuite le corse dei trasporti pubblici. I nidi e le scuole sono chiuse. L'accesso pubblico ai monumenti di Washington è vietato. Sfortunatamente la pandemia influenzale può sconvolgere radicalmente tutti gli aspetti della società. Le proiezioni dicono che nel peggiore degli scenari sui luoghi di lavoro potremmo arrivare a un tasso di assenze del 30 o addirittura 40%. Intanto i malati continuano ad affluire nell'ospedale locale, dove la capacità ricettiva è al limite. Di fronte a una pandemia di queste dimensioni, tutte le autorità cittadine e statali sperano che molti malati possano essere dirottati in altri ospedali. Medici e infermiere si ammalano. I servizi del pronto soccorso sono sovraffollati. Il punto più critico in un'epidemia così estesa sarà quando rimarremo a corto di respiratori, in tutto il paese. I medici del pronto soccorso fanno del loro meglio per prestare le cure ai malati. In una struttura dove quasi più niente funziona, per decidere chi assistere vale una sola filosofia: prestare le migliori cure possibili al numero più alto di persone. A coloro che hanno poche probabilità di farcela, vengono negate risorse preziose. Si devono adottare misure drastiche, che sono molto difficili da prendere. In questi casi, la morte è inevitabile. I media cercano di mitigare la paura della gente, ma il panico sale. I pazienti che non hanno bisogno di respiratori sono dirottati nell'open space dello stadio. Il Ravens Stadium ha un open space di grandi dimensioni, dove ci sono tutti i comfort possibili. Ci sono spazi alimentari, servizi igienici, acqua corrente e molto altro. Il compito più gravoso è il trasporto dei cadaveri nei vari obitori, cittadini, regionali e statali. I corpi si accumulano in fretta e presto anche gli obitori non hanno più spazio. Nei cimiteri locali si moltiplicano le tombe scavate di fresco che tuttavia non riescono a tenere il passo con il numero dei morti. Dopo 3 settimane di epidemia, Washington DC è una città fantasma.
e non è la sola. In tutto il paese, le città si stanno svuotando per quella che è diventata una catastrofe biologica che ha stroncato milioni di vite. Per il momento siamo nel campo dell'immaginario, ma se un giorno diventasse realtà, non sappiamo se la scienza riuscirà a proteggere l'umanità da queste pandemie devastanti.